Il tema di oggi è la virologia, se ne è parlato fin troppo nei media, nei talk show, nei cabaret televisivi, di quella che è una scienza tra le maggiori tributarie di premi Nobel per la medicina e anche per la chimica. Quindi io cercherò di illustrare quello che è il fascino della virologia, che è stata troppo spesso banalizzata in questi due anni, e quelle che sono state le importanti scoperte per quanto riguarda sia l'origine che l'evoluzione del virus, che l'impatto sulla patogenesi, su come il virus può causare la malattia e quindi quali sono i presidi che si possono utilizzare per alleviare i sintomi e soprattutto poi dei sistemi per prevenire l'infezione, i vaccini e nuove tecnologie di vaccini e i nuovi farmaci.